Una buonissima serata a tutti voi, ben ritrovati come sempre dal cartello di apertura. Avete compreso che siamo ad un nuovo appuntamento con Informace. Ancora una volta vi ricordo che avete sempre una mail a vostra disposizione, info@acicomo.it, ma sono tante, naturalmente, come sempre, le cose da raccontare in questo appuntamento. Ci dirà tutto il direttore di Acicomo, collegato con noi in finestra. Ritrovo Roberto Conforti. Benvenuto Roberto. Grazie a voi per l'invito. Sono tanti, come ho detto in apertura di questa chiacchierata, gli eventi da ricordare. Ci sono davvero dei momenti significativi che chiederei a te, Roberto, di iniziare ad introdurre. Da dove vuoi partire? Ma parto da alcune novità, nel senso che, come avevamo anticipato, il mese di luglio finalmente cominciano gli eventi sportivi. Però prima di parlare, di riprendere un po' gli eventi sportivi, volevo parlare di questi due progetti che Acicomo sta facendo e che riteniamo molto importanti. Il primo è, vediamo la prima slide, è il progetto MITE, che è l'acronimo della parola insieme in quattro lingue, quindi italiano, tedesco, inglese e francese. Cosa vuol dire? Vuol dire che alla gara di regolarità che facciamo a luglio c'è per la prima volta una navigatrice cieca, non vedente, che partecipa come navigatrice con un roadbook in braille. Questo è un modo per, si parla tanto di abbattimento barriere architettoniche, è chiaro che questa, diciamo, le barriere architettoniche sono ben altre, però questo è un modo per far vivere una gara, un evento insieme al pilota, ed è molto bello perché sono sicuro che faranno anche dei tempi bellissimi, importanti. Quindi sarà una duplice soddisfazione, naturalmente. Sì, è una persona che ha una passione, diciamo, contagiosa, e ha contagiato anche noi. Abbiamo sposato subito questo progetto come Acicomo, ci è piaciuto tantissimo. E poi è importante, come dicevi tu, il messaggio dell'abbattimento delle barriere. È vero che magari lo si deve fare in altri modi, ma anche questo è un segnale forte, quindi bene. Come potete vedere, ad esempio, nel caso c'è un altro navigatore ipovedente, allora viene fatto un roadbook con dei caratteri molto grandi in modo che può vederli. Però questo, diciamo che abbiamo modo poi di parlarne durante l'evento. Siamo molto soddisfatti perché è una piccola iniziativa che per noi è molto importante, anche per il messaggio che vogliamo dare. La seconda iniziativa importante, e questa ci teniamo particolarmente, anzi questa ci è anche costata, abbiamo destinato dei soldi per questa iniziativa. Di cosa noi, si tratta, Roberto? La vediamo nella seconda slide. Allora, noi tutti gli eventi che facciamo sono a impatto zero per l'ambiente. Che cosa vuol dire? Che abbiamo fatto l'accordo con Vivieco, per cui tramite questa associazione ci sarà la piantumazione di alberi presso il Parco Spina Verde, e tramite un calcolo che è stato fatto al Politecnico, sulla base delle tipologie del numero di auto che partecipano alla gara, verranno piantate da 15 a 45 alberi presso il Parco Spina Verde. Questo rientra nell'ambito dei segnali, delle iniziative sulla mobilità sostenibile che noi abbiamo ormai, come vedete dalla slide, siamo al quarto evento Lago di Como EcoGreen, cioè abbiamo anche una gara di auto ecologiche poi al 23-24 luglio. Ma questo vale per tutte le gare, anche per il rally. Quindi noi in occasione del rally abbiamo fatto un investimento per cui verranno piantate almeno 45 alberi presso il Parco Spina Verde. Questo è importante, è un segnale che vogliamo dare. È chiaro che lo sport che noi proponiamo con questi eventi è uno sport non fatto di soldi. Chi partecipa agli eventi, a un rally, è gente che ha passione, è gente che spende dei soldi. Basta pensare che il premio è una coppa, non ci sono soldi in denaro che vengono dati. Quindi è gente che ha la passione, a Como ce ne sono tanti piloti, e che partecipa proprio per passione. Quindi, e a questo noi abbiniamo anche un messaggio per l'ambiente, piccolo, un altro piccolo pensiero, ma è importante la mobilità sostenibile,
ne parliamo sempre di più. Noi è già da 3 anni che abbiamo una gara di campionato italiano di Eco Green, di auto elettriche, verrà riproposta quest'anno a luglio, a fine luglio, 23-24 luglio, ci sarà a Tempio Voltiano il 23 e poi il 24 ci sarà la salita di Schignano, che l'anno scorso ha avuto un grosso successo. Quindi diciamo questi due piccoli progetti, due importanti messaggi che noi ci teniamo come ACI: da una parte abbattere le barriere, dare un messaggio che lo sport è per tutti, ma ormai lo vedete anche con le Olimpiadi, insomma... Sì, è un tema di grande attualità e condiviso il più possibile, quindi è bello che lo facciate anche voi e soprattutto qui sul territorio, quindi grazie, veramente grazie. E ma poi non è tutto. Questo sull'ambiente, sulla sostenibilità, sull'impatto anche in questa, diciamo, piantare alberi, dare un messaggio che l'ambiente è importante, è importantissimo, noi non dobbiamo lasciare ai nostri figli un ambiente migliore di quello che abbiamo noi oggi, quindi questo è una delle tante iniziative. Partiamo anche da queste piccole cose per arrivare naturalmente poi ai grandi risultati, ma non è tutto, come dicevamo Roberto, perché c'è poi anche un altro appuntamento, ce ne vuoi parlare? Beh, c'è questa gara che sta cominciando a riscuotere molto interesse, è la prima volta che viene proposta a Como ed è una gara di regolarità, cioè di auto che non ci sono strade chiuse, fanno un percorso e hanno dei tempi imposti, delle medie da rispettare, quindi diciamo che ci sono gli appassionati, ma ci sono anche quelli che sono specialisti di questa, della regolarità, che arrivano un po' da tutta Italia. E poi abbiamo aggiunto anche le auto moderne in coda, proprio perché vogliamo dare la possibilità a tutti di partecipare a questo evento. E in più ci sarà un raduno. La gara è molto importante perché in altre province la realtà delle auto storiche è molto più avanti di Como. Ci sono gare ogni weekend di auto storiche. E come mai invece qui non è ancora così sentita? Ma non lo so, nel senso, non è così sentita perché comunque la realtà di Como è più sul rally. Certo, c'è una voglia di rally e già adesso si parla del rally di ottobre, quindi c'è una tradizione rallistica importante. Però vale la pena di lavorare anche sull'altro fronte, che ne dici Roberto? Ma certo, ma la realtà di Como, ci sono tantissimi appassionati, tantissime persone che hanno tante auto storiche, ma non parlo di 100-200 persone, parlo di migliaia di persone che hanno la propria auto storica e che magari partecipano a degli eventi. Ecco, questa è la prima occasione che diamo. E ci sarà due diciamo prove speciali da rally, perché abbiamo riproposto San Fedele d'Intelli, la Valle d'Intelli, e abbiamo riproposto la Varcavagno, quindi rifacciamo anche il percorso del rally. Però è una gara di regolarità, la media è sotto i 40 km orari, quindi è una cosa che non ha un impatto, diciamo, sul traffico o sulla popolazione. Certo, c'è un programma ben preciso in merito. È la prima volta che voi vedete all'interno di una gara il pranzo, nel senso che fa parte dell'evento anche un pranzo, il pranzo che sarà a Porlezza, quindi vedete che è un modo per far conoscere a tante persone che arrivano da fuori Como, le bellezze della provincia, e quindi noi portiamo le persone poi anche a pranzo, quindi è un modo di, non è solo un evento sportivo, ma un evento turistico, soprattutto turistico. A sostegno del territorio, possiamo dire, per divulgarne la conoscenza, e va benissimo. È fatto per quello, nel senso, si fanno vedere i borghi, le realtà un po' più particolari, ma è un clima di festa, insomma, non è un clima solo o agonistico, anzi. Poi c'è il raduno, questa volta rimane un po' più per la parte di Como, facciamo vedere la realtà di Como, la città, che tanto la danno tante cose per scontate, ma ci sono delle bellezze anche a Como, quindi portiamo delle persone da fuori a visitare dei posti di Como. E poi si arriva all'evento clou. L'evento clou è in piazza, do appuntamento a tutti, in piazza Cavour, c'è una bellissima piazza dove c'è una prova spettacolo. La prova spettacolo è aperta a tutti. Abbiamo una prova spettacolo, abbiamo 5 archi con dei tempi che le auto devono fare tra un arco e l'altro al centesimo, quindi vince chi spacca il centesimo, vedete? La novità è che abbiamo introdotto una terza gara a inviti, dove invitiamo delle personalità, dei giornalisti, quelli che vogliono mettersi un po' alla prova, qualche sindaco,
Diciamo che stiamo trattando con una madrina d'eccezione, speriamo che ci dia l'ok, che conduce questa trasmissione. Quindi stiamo cercando di portare delle persone... No, no, chi sarebbe, scusa? Nel senso, poi ne parliamo, diciamo che ci sarà un invito anche a delle persone per provare cosa vuol dire regolarità. Ecco, quando dicevo che i giornalisti, portare le persone a far vedere che la regolarità non è uno sport minore, ma è uno sport di precisione. Vuol dire che se tu devi fare 100 metri in 9 secondi, insomma, in un tempo imposto, vince chi fa 9,00, il centesimo conta. Quindi quella è la bellezza. E poi non dimentichiamo che questa prova spettacolo andrà su Sky, sul canale Sky di Aci Sport, e quindi secondo motivo di promozione del territorio. Cioè, la bellezza di Piazza Cavour sarà vista in tutta Italia, perché sarà proprio da cornice alla manifestazione. Noi, quindi, Roberto, vedi, davvero sarà un'estate alla grande per gli eventi, per il territorio, per comunque aggregazione di tutti coloro che vorranno partecipare, questo grazie al tuo impegno e a quello di Acicomo. Quindi davvero un grazie fortissimo da parte di tutti. Siamo in chiusura, Roberto, c'è qualcosa da aggiungere? Aggiungo le tre parole che ormai tutti gli eventi: lo sport, la mobilità sostenibile e turismo. Queste, noi ci muoviamo su queste tre linee per poter appunto promuovere eventi. Come vedete, nei prossimi mesi ce ne saranno tre, ma tutte e tre hanno la stessa logica. Certo, io ringrazio Acicomo, questo è l'ultimo appuntamento per la stagione che condividiamo, naturalmente te, Roberto, in particolare sei sempre stato presente dandoci di volta in volta tantissimi spunti e tantissime informazioni, quindi grazie davvero, buona estate, buoni eventi e ci rivediamo a settembre. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Grazie anche a voi, ma rimanete lì perché continuiamo a stare insieme tra pochissimo.